Cari telespettatori, un'altra puntata, devo dire, di particolare interesse di questo nuovo ciclo delle tesi eccellenti che voi conoscete, realizziamo 4 volte l'anno, ormai da 2 anni, e hanno avuto sempre un grosso successo in termini sia di ascolti che di feedback. Devo dire che quando insieme al professor Marcello Signorelli, insomma, l'abbiamo ideato, non speravamo. È andato al di là, insomma, delle nostre attese, sia gli ascolti che poi appunto il feedback da parte di voi telespettatori. Come funziona? Ve lo dico per l'ennesima volta, ma è sempre meglio chiarire. Si tratta di interviste che realizziamo con gli studenti eccellenti del Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, cioè coloro la cui tesi di laurea è stata selezionata da un'apposita commissione dell'università, proprio istituita ad hoc, che tra i circa 70, le 70 tesi del Dipartimento di Economia che arrivano ogni semestre, vengono scelte 8-10, quindi la selezione è piuttosto dura. E poi questi nomi degli studenti ci vengono comunicati, appunto dei prescelti, e noi li andiamo a intervistare per farli conoscere, cosa che a me piace tantissimo, perché presentiamo ragazzi giovani, ragazze e ragazze giovani, bravi, appunto hanno realizzato tesi di laurea degni di segnalazione e che aprono un po' il cuore alla speranza. E si tratta, l'ultima cosa, di tesi magistrali, cioè non perché le tesi triennali non valgano, ma dei corsi triennali, ma perché la magistrale è il compimento, insomma, di un ciclo di studi, una tappa particolarmente importante, e quindi ci concentriamo nel presentare appunto queste tesi eccellenti. E quindi ecco la ospite di oggi. Questa volta sono soprattutto ragazze, donne ormai, insomma, che si tratta di Giulia Gallicchi, la dottoressa Giulia Gallicchi, perché le intervistiamo dopo che si sono laureati. Il relatore della sua tesi è stato il professor Libero Mario Mari, che è appunto il preside della facoltà, quindi direttamente è avvenuta la sua tesi nell'ambito del corso di laurea magistrale in amministrazione aziendale, e il titolo, molto interessante, come diceva all'inizio, è l'epidemia Covid-19 e le conseguenze sulla redazione del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali. Allora, quali effetti principali, insomma, sono piombati sulle imprese che devono fare il bilancio di esercizio in virtù del Covid? Diciamo che innanzitutto su questa tesi è stato affrontato il tema di questa emergenza dal punto di vista dell'impatto concreto che ha avuto sul business delle imprese. Quindi si è cercato di rispondere a tutti i quesiti che le società si sono poste relativamente alla redazione del bilancio d'esercizio in questo contesto un po' di incertezza. In particolare sono state analizzate quattro diciamo, conseguenze principali. La prima è quella che riguarda un'eventuale rettifica, diciamo, dei valori di bilancio del 2019, come conseguenza dell'epidemia. Un secondo aspetto, diciamo, sono le ripercussioni sulla continuità aziendale, che è un presupposto fondamentale per la redazione del bilancio e che può essere stato in un certo senso, diciamo, compromesso dal manifestarsi dell'epidemia. Un terzo aspetto che poi è stato analizzato è quello che riguarda invece l'impatto del Covid sull'impairment test delle attività non finanziarie, quindi sulla valutazione degli asset delle imprese. Un quarto aspetto poi è stato quello invece della valutazione delle attività finanziarie detenute dalle società stesse, quindi degli strumenti finanziari, diciamo, dei crediti che hanno subito, diciamo, un peggioramento del loro merito creditizio in seguito a questa situazione emergenziale. E tutto ciò anche alla luce dei decreti che vi ha fatto il governo, no? L'equità, il decreto Esatto. rilancio e così via, insomma. E cosa è emerso? Quali sono proprio le cose che ti hanno colpito, che sono emerse, e quali quindi i problemi che in termini di bilancio gli imprenditori debbono affrontare? Diciamo che una delle principali criticità è stata quella che riguarda la continuità aziendale, e questo soprattutto perché c'è stata una differenza tra quanto previsto dalla legislazione italiana, quindi attraverso il decreto rilancio e il decreto liquidità, e invece a livello internazionale, in quanto, diciamo, a livello nazionale il legislatore è intervenuto diciamo, introducendo una deroga a questo presupposto, che normalmente viene valutato in un'ottica prospettica, ovvero normalmente viene valutata la capacità delle aziende
intende di operare come entità in funzionamento per un periodo almeno successivo ai 12 mesi dalla deliberazione del bilancio, mentre invece attraverso questa deroga, diciamo, è stata sospesa questa valutazione, è stata introdotta invece una valutazione retrospettiva, ovvero per quelle imprese che nel 2019 valeva il presupposto della quantità aziendale, allora si è in un certo senso fatto sì che le stesse potessero continuare in questa prospettiva nel caso in cui avessero avuto delle problematiche, ma esclusivamente derivanti dall'epidemia. Mentre invece, ad esempio, a livello internazionale, le principali autorità non si sono espresse in merito a questo tema e di conseguenza si sono accesi, diciamo, alcuni dibattiti nella dottrina relativamente, ad esempio, alla compatibilità o meno di questa deroga. E diciamo, dopo aver analizzato vari aspetti, è stato ritenuto che questa deroga non potesse essere applicata dalle imprese che adottano i principi IAS, IFRS, in quanto, ad esempio, non era compatibile con il livello di trasparenza richiesto a queste imprese, che normalmente sono delle società quotate. Certo. Tuttavia, in realtà non si può parlare, ad esempio, neanche di disparità di trattamento, in quanto comunque una analisi di questo tipo è già prevista poi da questi principi stessi. E ho visto che oltre al discorso della continuità aziendale c'è una cosa che mi colpisce, le perdite durevoli di valore, cioè a un certo punto se c'è una perdita durevole di valore, la pandemia ha provocato una perdita durevole di valore, come viene in termini di bilancio, come viene rappresentata? Allora, diciamo che il processo, l'impairment test appunto per la valutazione di queste attività, mentre in via ordinaria, diciamo, viene effettuato con cadenza annuale, Ah, quello di oppure prima, quindi dice, noi l'abbiamo dato, cioè la normativa italiana è stata da quello che capisco, più benevola, diciamo, più da, de, in un certo de, 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 senso. no, è stata un po' più di manica larga, ecco, che più benevola. E senti, c'è però una differenza, parliamo. L'impatto sul bilancio penso tra le grandi imprese e le piccole e medie imprese, no? Cioè, impatti che ha sul bilancio in termini tecnici, oppure no? Diciamo che in realtà forse questa differenza è appunto vista tra la differenza che c'è tra le norme nazionali e quelle internazionali, perché spesso diciamo le piccole imprese non adottano i principi IAS-IFRS, ma adottano le norme codicistiche e i principi contabili nazionali della Fondazione OICH. Quindi la differenza è proprio in quanto è stato previsto a fronte della pandemia dai vari organismi competenti. Quindi le piccole imprese ovviamente avranno quindi magari queste deroghe che sono state introdotte dalle norme nazionali, mentre invece le grandi imprese, quelle quotate che adottano i principi contabili internazionali, saranno soggette alle disposizioni emanate dalle altre autorità in Ho capito. merito. Quindi sono due autorità diverse, insomma, a cui fare, ma anche logico perché chiaramente chi è quotata ha come stakeholder che gli azionisti, quindi anche migliaia, decine di migliaia di azionisti e la trasparenza deve essere ovviamente massimo. Mi ha colpito prima quando tu dicevi l'effetto sul bilancio 2019. Vedo questo capitolo, evento adjusting o non adjusting sul bilancio 2019, perché il coronavirus può avere un impatto in termini contabili anche sul bilancio precedente? Esatto, questa è la domanda a cui si è cercato di rispondere. Diciamo che le principali autorità hanno definito questo evento Covid come un evento successivo al 2019. Quindi la domanda appunto delle imprese se dover andare a rettificare o meno i valori del 2019, diciamo, ha avuto una risposta univoca da parte di queste autorità. E invece, diciamo, il Covid può essere considerato un evento di competenza esclusiva del 2020, che quindi andrà ad impattare sui valori del bilancio di questo esercizio e non di quello precedente, visto comunque il momento in cui si è manifestata l'epidemia, che essenzialmente è tra la fine del 2019 e del 2020, e quindi diciamo non comporta una rettifica dei valori di bilancio, ma semplicemente diciamo nella nota integrativa del bilancio relativo al 2019 l'impresa dovrà dare ovviamente tutte le informazioni possibili sull'impatto che ha avuto questa emergenza sulla specifica realtà aziendale. Che vuol dire l'IT è immune al Covid-19? Beato lui. Che appunto l'impairment test delle attività non finanziarie, secondo le norme nazionali, diciamo,
non è essenzialmente colpito dall'epidemia, nel senso che non rappresenta un cosiddetto trigger event l'epidemia, quindi un evento che dà origine all'impairment test, ma non deve essere considerato quindi questo evento nella valutazione delle attività sempre relative al 2019. Ho capito, quindi è immune anche l'IT, che è L'impairment test l'impairment test. No, pensavo fosse sarebbe la l'IT, valutazione. perché è scritto uguale, no, l'Innovation Technology, anche l'IT. Mi sembrava che avessero fatto qualcosa. Ma alla fine della fiera, allora, un imprenditore, secondo te, quando va a fare il bilancio, ovviamente non lo fa lui, è molto complicato fare i bilanci in tempi di Covid, oppure, insomma, alla fine le cose sono piuttosto chiare. Diciamo che le disposizioni sono abbastanza chiare, quanto emanato dalle varie autorità. Poi ci sono alcuni più aspetti, come ad esempio quello della continuità, che può essere congelato e quindi lasciato là com'era. Altri aspetti, invece, come ad esempio la valutazione delle attività finanziarie, che sono più complessi, in quanto richiedono delle stime, delle previsioni, che diciamo in questo clima di incertezza non è molto semplice effettuare. Quindi però diciamo che sia il sistema italiano, normativo parlo, sia quello mondiale sono fatti comunque trovare preparati, no? È come una specie di stress test, perché peggio di una pandemia non può capitare più o meno, c'è solo la guerra dopo. E appunto se non, il sistema normativo avesse dei buchi o avesse scricchiolato, insomma, invece mi pare che stia filando tutto abbastanza liscio, almeno in termini di chiarezza, ovviamente non per le imprese che subiscono molti gravi contraccolpi, insomma, poi dalla situazione economica soprattutto. Certo, diciamo che le principali autorità che si sono espresse hanno dato delle linee guida in modo tale da poter aiutare quindi le imprese in questo processo che nel contesto attuale è abbastanza complesso. Quindi tu Sì. oggi, se arriva un'impresa che deve fare il bilancio, sei in grado di farla? Adesso non so se sono in Perfetto. grado, però Sì, come è no, così. hai saputo dire tutto, insomma, di questa cosa, hai colto tutti i passaggi. Credo che sia molto utile, ovviamente parlo agli imprenditori che sono in ascolto, perché ci ha dato alcune linee, il quadro è più chiaro, credo che, insomma, interessi molto loro questa intervista. E quindi che cos'altro poi possiamo dirgli che può essere loro utile per più o meno capire che emerge da questa tesi? Beh, diciamo che comunque è importante anche, vista la continua evoluzione di questa pandemia, l'incertezza della sua durata, della sua intensità, è comunque utile, diciamo, per le imprese rimanere in costante aggiornamento, quindi essere al passo sempre con quanto disposto dalle varie autorità, perché ovviamente poi ci aggiornano decreti, disposizioni, linee guida. Quindi è importante ovviamente monitorare continuamente queste nuove norme emergenziali e ovviamente anche analizzarle e applicarle, diciamo, in base alla specifica realtà aziendale, perché non tutte hanno avuto, cioè non su tutte le imprese il Covid ha avuto lo stesso impatto. Ce ne Certo. sono state alcune ovviamente che non avvantaggiate, però che hanno risentito in senso positivo e altre in senso negativo. Sì. Quindi diciamo che quanto emerge anche da tutta questa tesi deve essere letto in un'ottica, diciamo che elastica, quindi adattato poi alle varie specifiche realtà aziendali. Senti, ho una curiosità per concludere. La stage allocation, di che parliamo? Sì. Praticamente nel momento in cui si vanno a valutare, diciamo, i crediti di un'impresa, l'IFRS 9, che è il principio contabile che è competente, prevede la suddivisione dei crediti in 3 stage a seconda, diciamo, che si registri o meno un incremento significativo del rischio di credito dell'attività dalla rilevazione iniziale. Quindi se c'è un incremento di questo rischio di credito, le attività saranno classificate mano a mano negli stage successivi. E ogni stage praticamente prevede una diversa modalità di calcolo della perdita attesa su crediti e una diversa modalità, diciamo, di calcolo degli interessi attivi sugli stessi. E su questo ha influito il Covid, portando appunto un peggioramento creditizio Certo. di molte attività. Allora, la dottoressa Giulia Gallicchi ci ha fatto un quadro molto chiaro, la ringrazio davvero, perché questa è proprio una cosa tecnica e molto esauriente, sull'epidemia Covid-19, le conseguenze sulla redazione del bilancio d'esercizio, parliamo quindi delle imprese, secondo i principi contabili internazionali.
Non chiedo a Giulia quale sarà il settore in cui lei si augura, insomma, di lavorare, quali sono le sue ambizioni professionali, perché mi sembra chiaro dalla precisione con cui ci ha inquadrato le cose e anche con la chiarezza. Ti ringrazio davvero per questa cosa. Credo che sia il settore dello studio, insomma, della redazione dei bilanci delle imprese. Sbaglio? Speriamo che ci riesca, certo, quella. Certo, riuscire, voglio dire, adesso facciamo passare questo periodaccio del Covid, che forse, insomma, qualche opportunità in meno c'è, però insomma passerà prima o poi. Davvero Speriamo. ringrazio tanto la dottoressa Giulia Gallicchi, ricordo la sua tesi, che abbiamo già letto il titolo più volte, questa tesi è stata selezionata tra le tesi eccellenti che sono state presentate in questa sessione di laurea presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia. Grazie mille e in bocca al lupo. Grazie a lei, arrivederci.